Cari amici, buonasera e benvenuti all'attesissimo appuntamento culinario. Continuano i nostri Poi ci mangia casino, ti disturbo? No, non si preoccupi. Continuano i nostri Ma sono ripreso o no? No, tra poco. Amico, dentro, cioè, perché se non vengo ripreso, cosa vai? I ristoranti, roba mia, cioè. Continuano i nostri itinerari curiosi e golosi alla riscoperta degli antichi sapori della tradizione gastronomica veneta. E siamo ritornati qui alla Vecchia Copada, un vero tempio della ristorazione. Pensate, solamente tre coperti. Siamo in compagnia dello chef Gigi. Buonasera, dai, Gigi. Dai. Gigi, quale piatto antico della tradizione gastronomica veneta preparerà per noi questa sera e per i nostri telespettatori? Ippopotamo in salsa. Ippopotamo? Ippopotamo in salsa. Ma l'ippopotamo non è un animale delle nostre terre, non è carne. Scusa, ma Gigi, da che pianeta dici? No, dimmi da che pianeta dici, non ti ho visto intorno, c'è per cucina l'ippopotamo. È vero, ne sta entrando uno in cucina proprio adesso. No, che c'è mia moglie. Ah. Però ci vuoi che ne macelli una qua viva davanti? Cioè, qua davanti a noi? No, alle qua. Yuri, portami un ippopotamo vivo, No, senta, non c'è tempo per la diretta. Faccia con qualcos'altro, sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Cioè, prendiamo questa qui e buttiamo qua dentro l'ippopotamo. Per ammorbidirla, mettiamo la carne in questa bacinella piena di latte fresco delle mucche delle stalle del signor Gigi. Yuri! Assaggiamo. Ti ha comprato il famo gnaccal. Bravo, ce l'ha ricordati, l'ha visto. A questo punto prepariamo la salsa, che vedi la salsa? Avevamo già visto prima la preparazione della salsa. Cos'è la salsa che c'è una specialità? Il signor Gigi stava macinando dei pezzettini di carne così, sembravano quasi, oserei dire, dei topolini. Bravo, una specie, sono che c'è criceti. Come criceti? Fate la ricetta e sì, ippopotamo in salsa e criceti. Ma sta scherzando, vero? Sì, c'è, prova a dire alla signora che ne ho comprato tutte le settimane. Questo, come vuole bene lei e criceti. Ho poi lasciato visto, ma ha fatto più entrare. No, mi sembra che stiamo un po' esagerando, signor Gigi, con questa ricetta. Ascolta, ti dia finita, ti amo aria questa storia, perché mi ti insegno il tuo lavoro, mi ti dico cose che ti ha a fare, ora sta zitto, no? Perché qua il discorso è questo, quello che c'è tre. O ti metto qua il sesto, dal quadro appunto, o ti gioco qua il sesto mi, o qua mi so pinocchio, ti sei gatto la volpe. No, da qua non si scampa. Andiamo avanti. Passiamo alla cottura. Bravo, metti una mano qua dentro. Qui? Metti la mano. Ma è acqua bollente! Bravo, adesso che abbogge, si può buttare l'ippopotamo. E questa meravigliosa ricetta quanto dovrà stare a cucinare? Ah, non so, mica. Yuri! Fiacco il brandy, sa! Ah, il brandy è l'ultimo tocco in cucina dello chef Gigi, il vero segreto! Ma che segreto? Cioè, tu dici che Yuri beve come un lavandino, dopo sta manda di stomaco, allora, sta deposata sola, sta già posata, sta rovinata la giacca, no? Allora che mancia che ti ha fatto? Cosa vuoi inquadrare tanto? Che qua, inquadrimi un attimo che vuoi spiegarvi il vero segreto. Il vero segreto della nostra cucina, che c'è questo qua. Allora qua, allora che bello, fa schifo. È il vero condimento. Questo qua è il grande mistero, che ne sei tu. Questo è il sangue San Gennaro, questo qua. Questo liquido fa due volte all'anno. Purtroppo il tempo è tiranno e anche questa puntata purtroppo è volata. Dobbiamo salutarci dalla Vecchia Copada e dare appuntamento alla prossima settimana. Quando ci sta bene un ambiente, cosa vuoi? Benissimo, vi diamo appuntamento la prossima settimana. I miei clienti mi dicono, mi sento come a casa. Restituiamo pure la linea. Noi fermate a Cina. No, mi dispiace, dobbiamo ridare la linea. Uno stuzzichino. Yuri! Portami i popoloni piccanti! C'è dentro a comprare l'olio! Senti tanto di roba! Ma, immagino! Lo faccio vedere l'elefantino con le frague? No! Per cui non vedo l'ora!